Ciao a tutti da Massimo e benvenuti a questo nuovo appuntamento di I Love Italo Disco, una chiacchierata fatta da chi ama la dance italiana come me ai protagonisti di questo filone che ancora oggi sta avendo un successo incredibile. Forse oggi c'è un ritorno grande, 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 ne parleremo anche col nostro ospite. Io voglio ringraziare in anticipo questa grande persona che è il titolare dello studio Sant'Anna di Castelfranco Emilia Modena, Giovanni Salvatore. Ciao! Ciao Massimo, come va? Tutto bene, te come stai? Mi sono appena stato, perciò mi trovo un po' rintronato, perché sai benissimo che noi con gli orari negli studio, insomma, un po' così come musicisti, siamo abituati un po' a questi orari. Comunque, tutto Comunque tu bene. sei arrangiatore, autore, musicista, eccetera, eccetera, insomma. Sì, certo. Ok, dai, allora, Giovanni, dai, raccontaci un attimino chi sei, come sei arrivato alla musica, e poi andiamo a snocciolare un po' di dance e anche la musica italiana. Certo, è una passione che nasce da bambino, questa qua, ce l'ho sempre avuta. Probabilmente me l'ha trasmessa mio padre, che anche lui era musicista, per cui è una cosa che è nata così per gioco, poi si è trasformato un po' in una professione. Per cui questo studio che voi vedete, adesso vi faccio vedere un attimo, questa è la console, un pochino, eh? Sì, vai. Ok, poi c'è la sta lo studio di là dove si registra. Vabbè. Nasce, diciamo, a cavallo dal 79 all'80. Siamo partiti, eravamo tre soci, e poi abbiamo la passione per tutti e tre, abbiamo costruito questa situazione che non è quella che vedete, chiaramente, perché all'inizio era molto più scarna, più insomma, più in piccolo. Siamo partiti così, nel 1980, diciamo, abbiamo cominciato a fare dei lavoretti un po' per noi, un po' per i clienti, un po' così. Poi pian piano abbiamo cominciato a comprare attrezzature sempre più grandi, sempre più performanti, per cui allora si viaggiava con i nastri ancora, no? Perciò multitraccia, siamo partiti con 4 piste, 8 piste, e poi 24 piste, poi 48 piste, insomma così. Poi dal 1990 siamo passati al digitale completo, per cui macchine sempre su supporti a nastro, ma digitali, per cui 32 piste digitale, poi dopo siamo passati al 48 piste digitali, insomma così. La Bene, ottimo. passione è sempre, è ancora oggi quella lì, però oggi si è passati un po' a usare i computer, a usare programmi, a usare cose senza supporti magnetici, diciamo. E siamo qua. Bene, Poi potrei ottimo. andare avanti e dirti altre cose. Allora, Diciamo che mi raccontaci interessa un attimino. soprattutto la cosa della dance, Ecco, giusto? raccontaci un attimino, ecco, come studio, come anche autore, tra l'altro, sei arrivato al mondo della dance italiana. Allora, il mondo della dance italiana è una cosa che fluttua sempre negli anni, è come il rock, che tu sai benissimo che c'è sempre stato, poi va giù, poi torna, no? È sempre un po' così. La dance è la stessa cosa. Dance è nata molto prima degli anni 80, Sì, giusto? certo. Primi degli anni 70, così con La famosa disco music. La soul music, esatto, con grandissimi pezzi, grandissimi successi. Poi negli anni 80 si è trasformato un po' in dance, un po' più. Noi in Italia era un po' una cosa commerciale, diciamo, per stampare dischi che andavano poi a far ballare della gente nelle discoteche, a far divertire la gente in questo modo qua. Per cui noi siamo nati come studio, poi. Nel 84 abbiamo aperto un'etichetta discografica e abbiamo cominciato a fare dei prodotti dance, 84, 85, 86, ecco, poi dopo abbiamo chiuso. In quegli anni lì noi avevamo aperto un ufficio con dei rappresentanti, insomma, che lavoravano un po'
con i contatti in tutto il mondo facevano questi contratti che la produzione in studio era fatta solamente per alimentare questa etichetta. E diciamo che abbiamo fatto diversi dischi che in questo momento non te li posso far vedere perché sono in solaio, in cartoni, Ma ti con delle... ricordi i titoli, Giovanni? guarda, non so Allora, proprio. guarda, ti voglio Allora, far l'etichetta vedere. si chiamava BMS Records, BMS, ed erano i nostri cognomi, cioè i nostri, noi eravamo tre soci, eravamo Melotti, Bastoni, cioè Bastoni, Melotti e Salvatore, BMS. Poi dopo ci siamo separati, io e Bastoni abbiamo continuato con lo studio e Melotti invece ha preso, ci siamo divisi, lui ha preso tutta l'etichetta e ha continuato a gestire questa etichetta. Poi ci siamo un po' persi di vista, ecco, Ti tutto qua. voglio far vedere, anche per i nostri ascoltatori, vedete, alcuni dischi che sono stati registrati allo studio Sant'Anna, dove diciamo anche te ci ha messo qualche manina anche come autore, come arrangiatore. Allora, facciamo questa carrellata insieme veloce, per curiosità, sia per te ma anche per i nostri ascoltatori. Beh, La adesso me li fai collaborazione con Enzo Persuader. ricordare, certo. La vedi? Ok. Questo è il primo dance che abbiamo fatto, Ferrari Go, Ferrari Go, certo. ok, Ferrari Go, poi abbiamo Juno con Sympathy, poi Ecco, abbiamo. questo qua che vedete, questo Juno, Ecco, torno indietro, ok. è il mio ex socio. Ah, lo vedi? Lo vedi? È Melo, è Bastoni questo qua, da giovane, adesso è un vecchietto come me. Ah, carino, vedi, l'aneddoti, guardando le Giuno, tutte fotografie. queste, non me li Poi ricordavo c'è mai. Antonella Versace, Island of Desire, che è la sigla del programma Rai 2, Ah, L'estate è un'avventura. Ma te pensa te. bravo, 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 sì. Era la sigla di un programma Rai, sì. Sì. Poi ancora con Persuader, con So Decide, bellissimo brano, Sì. fantastico. Poi abbiamo I Can Feel It di Rex Abel, Ah, con la voce anche di Antonella Pepe. Rex Abel, Rex Antonella Abel. Pepe chiaramente la conosce, forse la conoscete, è una corista di quelle Sì. famosissime, la più famosa italiana, Sanremo, Today, Rai, così. Questo disco qua mi ricorda una cosa particolare, se lo ascoltate all'inizio c'è un pianto di un gatto, che era il gatto di mia attuale moglie, che è la mia fidanzata, e mi ricordo che per farlo piangere gli ho tirato la coda. No. Era sempre miau, parte proprio così perché l'avevo strizzato. Allora si facevano così i dischi, cioè era più Sì. naturale. Bello questo aneddoto, Sì, grazie. Rexy. Poi abbiamo Telefono. Telephone Boy, Get Up, Get Bello Up. questo qua. Poi Kinky Go. Kinky Go, che cantava un po' alla Bronski Beat. Sì, Adesso io non so bellissimo. se tu li hai ascoltati. Qualcosa le conosco, ma tra l'altro io ho qualcosa anche in mini garage di questi dischi. Poi abbiamo Poi Ross. Ross che faceva una cover di cioè Questo il è titolo. Can't Take My Eyes Off You, questo. Certo. I can't take my eyes off. Un pezzo famosissimo, Ma io ho molto preso bello. quelli un po' più importanti, o meglio, quelli che conosco un po' di più, perché ci sono veramente Certo, tanti. certo. Poi abbiamo Sugar, Shake, Sugar, Start e ok. Feeling. Sì, sono Bellissima anche copertina questa, bellissima copertina. io. Poi Sì. abbiamo Smile Comet. Double Double Kiss, Match. Smash, Dance Hit, va bene. Sì, Poi era. Forever Lover degli Italian Questa è Boys. una copertina che ho amato Questo è benissimo, molto straordinario, questo è bellezza, straordinario. eh? Sì. Forever Lovers. Hai un ricordo Allora, particolare di questo disco? certo, allora, questo qui l'avevamo fatto insieme a Marco Masini perché lui era un ragazzino che suonava molto bene le tastiere, il pianoforte, l'organo, e mi ricordo che lui ha lavorato per parecchio tempo in questo studio e facevamo tutte queste produzioni, era velocissimo, bravissimo, era un sequencer umano. Perciò questo qui mi ricordo che è un bellissimo disco se lo ascoltate anche armonicamente perché si senteva già la sua vena,
un po' artistica, è molto bello questo disco qua. grandissimo pezzo, Marco grandissimo. Masini, che era un ragazzino, proprio un delle tue parti, mi sembra, Sì, giusto? certo, Firenze, certo. Poi dopo abbiamo fatto il provino per andare a Sanremo e da lì è partito. Via! Grande, grande, Era grande, bravissimo, sì. grande. È bravissimo, È scusa. bravissimo, è bravissimo. Poi abbiamo anche Mister Zivago. Mister Zivago, un po' a Modern Talking, questo genere qua. Sì, con Little Russian, sì. Sì. Modern Talking, quella dance un po' lenta, Sì, sai? è vero, è vero, è vero. Sì. Poi abbiamo Nasty Relation, The Nasty Boys, I che io Nasty Boys. non conoscevo. Sì, noi davamo poi dei nomi, comunque questo era il cantante, molto carino, eh? Guarda che immagine che c'aveva questo ragazzotto qua. Visto? Che spettacolo. Piaceva molto. Ma io non me li ricordavo. Poi Cristina, che non Cristina conoscevo. Montanari, grande amica ancora. Ah, Facciamo Cristina. serate insieme. È una Aspetta. corista molto brava lei. Cristina Montanari? Sì, Cristina Montanari. Adesso lei fa serate e poi insegna canto a una scuola di canto. Ah, lo vedi? Vedi. Questa cos'è? È sempre Italian Boys, è un altro singolo di loro, è Midnight Girl con questa donnina anni 30 nuda. Ma ragazzi, le copertine erano forti, A te pensa te, Giovanni, no? Che copertine c'è abbastanza, eh? strano. Tante volte, guarda, la copertina era forse l'80% della vendita, perché poi te Bravo. prendevi, no? Ah, bella copertina, poi l'ascoltavi e andavi tranquillo, insomma. Noi, sai, c'avevamo uno molto bravo perché faceva i contratti con tutto il mondo, dall'Argentina al Giappone, Germania, tutta l'Europa. E poi, una volta fatto il contratto per un artista, il contratto diceva che tu dovevi fare una produzione su questo artista, dovevi consegnare, per dire, un singolo al mese, un album all'anno, queste cose qua. Allora, sviluppato per tanti artisti era tanto lavoro, Certo, capito? certo, certo, certo. Per tutto il mondo. Poi ho questo Mirage, Smiling in My Iceland, Questo, sai che che non conosco, sinceramente non conoscevo. non me lo ricordo Per neanche io. me è stata una sorpresa. La mia carrellata è finita, di quelli che conosco un po' meno, però che hanno avuto un discreto successo. Certo, Sicuramente ce ne sono altre decine e decine, sicuramente. perché poi nel frattempo lo studio lavorava anche per i clienti esterni, cioè oltre che fare le nostre produzioni, passavano di qua tutti i vari DJ che facevano i remix, per cui mi ricordo Italian Remix, abbiamo fatto due album che la CGD o la Warner, no, era la CGD, ci diede tutti i master originali con le voci originali per poter fare questi remix. Fu un grande successo. Perciò Loredana Bertè, Carosone, mi ricordo degli artisti così, insomma, con questi successi vecchi che facevano, e noi li abbiamo risviluppati tutti in maniera dance, ma fu due album bellissimi, anche questi qua. Hai qualche aneddoto carino, se ti ricordi, diciamo, legato proprio alla registrazione di questi brani dance? Beh, aneddoti. Anche come veniva brevemente a livello tecnico, però brevemente, come veniva anche registrato, se hai qualche ricordo particolare. Perché a me mi stanno chiedendo, tanti appassionati, puoi domandare a chi è del settore, arrangiatori, musicisti, compositori, come si crea un brano dance all'epoca, come si creava? Beh, all'epoca, guarda, computer c'erano ma poco. Diciamo che la musica si faceva con i sequencer. I sequencer erano delle macchinette che via MIDI con le tastiere e i suoni esterni, cioè gli expander o altre tastiere, tu impostavi un suono, poi dopo costruivi questa ritmica, questa sequenza, facendo delle pause e delle note, no? Per cui Masini, che era il più bravo in assoluto, lui addirittura delle volte per fare prima non usava neanche il sequencer perché lo faceva a mano e tu non capivi se questa cosa era fatta da una macchina o da un uomo, talmente era bravo, hai capito? Per cui lui, velocissimo nel suonare, sai, il sequencer
Adesso te li faccio a voce, no? Tocco, 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 questa è la linea di basso, pure tinton, tinton, tiridon, tinton, 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 giusto? Lui li faceva anche senza sequencer, era precisissimo. Ecco, il ricordo suo è questo qua. Poi chiaramente lui faceva anche per far prima, perché siccome era molto giovane, era molto carino, allora lui quando veniva da me, stava qui una settimana per dire, poi si organizzava per chiamare le sue amiche, le sue cose, per andare fuori a cena, per fare un po' di... Ma capito? Sì. Allora prima faceva e più tempo dedicava a questo. Questo è l'aneddoto, però non dirlo a nessuno, eh? Ah no, no, tanto lui non ci ascolta. No, no. Certo. E poi Giovanni, insomma, poi comunque lì sono passati tanti artisti italiani. Ci vuoi dire dei nomi? Allora, guarda, poi dopo, finita la parentesi dance, l'etichetta la portò avanti l'altro socio, ci siamo rimasti noi e io ho continuato con la mia passione, che è quella di lavorare in studio, di fare il fonico, di fare il musicista, le cose così. E degli anni 90 è stato un periodo molto, molto bello, perché sostanzialmente dal 90 al 96, 98, avevamo costantemente 4, 5, anche 6 dischi nei primi posti nelle classifiche, fatti qua. Per cui ti parlo di i vari Sanremo, da Masini Vallesi, Raff, poi Laura Pausini, 3 album, e poi di cui ho fatto anche gli arrangiamenti, i primi 3 album, Irene Grandi, 3 album anche lì, e, Ivana Spagna, gente come noi, sai, e altri 2 Sanremo dopo con Spagna. E nel frattempo anche 35 anni di Nomadi, discografia. Bello. Poi altre produzioni dall'altra parte dell'oceano, con cantanti sudamericani, insomma, perché il successo di Laura Pausini, che poi dopo andò in quei paesi, chiaramente lì vendette milioni di dischi, portò un'attenzione particolare verso chi l'aveva fatto e verso lo studio, verso l'Italia, non so, la pop music di quegli anni era questa qui. E allora loro volevano portare al suo paese questa sonorità, queste cose, perciò da là venivano qua, stavano qua qualche mese, facevano questi album, insomma, poi li portavano là con queste particolarità. Bene. E fu un periodo molto, molto bello. Molto bello. Ma... I 2 brani che ti hanno dato più soddisfazione, quali sono? Beh, allora... Io ho detto 2, brani... ho detto 2 perché 1 mi sembrava un po' riduttivo. Vabbè, ma te ne dico 1. Sull'album di Laura Pausini, si chiama Il mondo che vorrei, la canzone. E la grande soddisfazione è che è stata la parte di arrangiamento e di archi e di orchestra fu fatta a Abbey Road a Londra, diretta dal maestro Jeff Wesley, che conoscerete sicuramente, grandissimo, per cui grande orchestra della London Symphony Orchestra di Londra. Spettacolare, spettacolare. Il pezzo mio. Allora, quando è tornato il materiale da mixare da me, è stata una grandissima soddisfazione. Devo dire che ancora oggi è uno dei brani più importanti che ho scritto, insomma. E, fra l'altro, penso sia l'unico brano in cui Laura Pausini scrisse il testo e parlava proprio dei bambini che muoiono sotto la guerra, cioè un po' quello che sta succedendo anche adesso, devo dire. E prese molti premi questo brano, tra l'altro fu eseguito davanti al Papa, che era il Karol Wojtyła, con la grande orchestra. Un'altra cosa fu al Pavarotti International, anche lì con l'orchestra, che lo cantò insieme al maestro Pavarotti. Per cui tanta roba, devo dire.
Il top del top. Ah, veramente. Grande soddisfazione. È ancora un brano fantastico, se non se lo ascoltate. Sì, l'esecuzione anche sua era molto bella, insomma, l'orchestra, tutto. Cioè. Poi c'era anche un'anima rock dentro, per cui ti sembra un po' di sentire un'opera, un po' l'Aerosmith, no? Sai, quelle cose. Molto bella. Grande. E insomma, ogni tanto ci vuole un po' di soddisfazione nella vita. Sicuramente, no, insomma, solo lavoro senza soddisfazione non è bello. Vabbè. Ci vuole. Visto che hai raccontato anche degli aneddoti e dei ricordi molto molto belli, come l'ultimo che hai detto, comunque ti faccio una domanda diretta. Il tuo ricordo più bello degli anni 80? Mi ricordo più bello degli anni 80, la nascita di mia figlia, che quest'anno si sposa, fra l'altro. Certo, gli anni 80 erano molto belli, come erano belli anche i 70, ma soprattutto perché eravamo molto giovani, per cui, sai, tutti i ricordi hanno un'importanza diversa. Adesso il mondo che stiamo vivendo non è dei più, cioè non è quello che ci aspettavamo veramente. È difficile. Tutti i periodi non si cambia mai, c'è sempre questo ritorno alle guerre, alle cose. Sì, sì. In più la pandemia, perciò stiamo passando degli anni veramente difficili e cioè, non ci pensavamo proprio ad arrivare a un punto così. No, assolutamente. Per cui adesso li viviamo in un modo diverso perché abbiamo qualche anno in più e ci pesano molto di più queste cose. E per visto, cui sai, a 20 anni, 30 anni, ma le superi facilmente queste cose. Ma a una certa età ci pensi. Male. Ecco. Vero, è vero. Fine della parentesi. Nostalgica, dai, no. Visto che ti hai parlato purtroppo della situazione attuale, come la vedi te il momento musicale, anche del tuo studio, insomma, del presente ma anche del futuro? Beh, l'hai già accennato, no? Però questo è un po' più diretto, ecco. Sì, musicalmente diciamo che è un po' finito perché allora si lavorava parecchio perché c'erano le case discografiche con gli interessi di fare della musica, di vendere dei prodotti fisici, materiali proprio. Oggi questi prodotti non ci sono più, non si vendono dischi, per cui è tutto svanito. La musica si fa ugualmente, ma con le attrezzature, con i computer, con un minimo in casa puoi fare i dischi, puoi fare la musica, insomma, puoi fare i prodotti. Quello che forse manca ai ragazzi che producono è un po' l'esperienza che abbiamo noi, perché noi con quello che c'era si faceva, hai capito? Come ti dicevo di Masini, con le sequenze, con le cose. Perché e da lì nascevano anche delle idee, delle sonorità, delle cose. Oggi è un po' tutto, tu compri un programma, dentro ci sono i suoni, tu usi quei suoni e quando quel programma diventa obsoleto, vecchio, ma vecchio oggi vuol dire 6 mesi. Cioè, allora devi cambiare computer, programmi, cose, per cui hai suoni nuovi, ma sono suoni che ce li hanno tutti poi alla fine. Invece la ricerca che c'era allora era che la sonorità l'andavi a cercare, oggi non la cerchi, cioè oggi devi avere il preset e quando ti arrivi il cliente ti dici voglio quel suono là per fare qualcosa di originale, ma originale non è perché è solamente una cosa che ha sentito da un altro. Certo, certo. Allora non, questa cosa non mi piace veramente perché non c'è più creatività e allora insomma vabbè. Vabbè, dai. Forse devo smettere, non so. Dai, tu vai a goderti un po', diciamo, la nostra gioventù. Esatto. Dai, Giovanni, cosa facciamo? Salutiamo i nostri ascoltatori? Ma certo, dai. Noi abbiamo una passione, io ho una passione che comunque, come vedete, mi porta sempre qua dentro, mi porta sempre a creare qualcosa perché vivo di questo, perché la passione se ce l'hai non smette.
Però chiaramente i risultati sono diversi. Allora si parlava di centinaia di migliaia. Cioè, quando un disco, mi ricordo il primo disco di Irene Grandi, sì, no, è andato bene, però insomma possiamo fare di più. Fece 300.000 copie. Pensa te. Oggi, oggi è un miraggio. Benino, ma Benino. Laura è andata stra benissimo, perché dopo due anni fece 11 milioni di dischi. Comunque, Masini, quando uscì, tac, fece subito il milione, cioè grandi numeri. Oggi non siamo più abituati a queste cose, sì. Tu lo sai. Sì. E questo è un peccato, perché purtroppo bisogna fare i conti con tutto, con le spese, con il caro benzina, con il gas. Con il digitale, che le persone si scaricano la musica, insomma. Bravo. Anche se c'è un ritorno al vinile, no? C'è però un grande ritorno, sì. Sì. E questo è una bella cosa, perché comunque io non so come possono i giovani poi mettere un vinile nel telefonino, però... Sì. Però è un bello oggetto da avere. Sì, è un bello oggetto, un bello oggetto. È sempre un bello oggetto. Ma comunque, Vabbè. Ok, dai Giovanni, dai. Allora io vi aspetto tutta la prossima puntata con tanti ospiti e curiosità. Ringrazio per la disponibilità Giovanni Salvatori, persona simpatica che io non conoscevo fino a qualche mezz'ora fa. Soltanto di nome basta. E grazie di cuore per la tua simpatia, per il lavoro che stai facendo. E salutiamo i nostri ascoltatori. Un abbraccio da Massimo e da Giovanni. Ciao a tutti. Grazie Massimo, grazie di tutto. Spero di essere stato abbastanza chiaro, perché alla mattina presto io sono un po' impastato. va benissimo. Grazie. È stato un piacere conoscerti. Grazie di cuore. Grazie a te. Ciao a tutti. Ciao. Even a cat could dance. Ow. Even a dog could dance. Don't you think it? Bow bow. But here's the song for the lovers. It can be anything, the same old story. Oh girl, don't take it again. I said, I can't think about it. What do you think I can say? I said, that's girl. That's it, girl, again. I know it's not my love, but we will take it. We'll be right back.
Ciao a tutti. Quante volte ci ho pensato su, il mio mondo sta cadendo giù, dentro un mare pieno di follie, ipocrisia. Quante volte avrei voluto anch'io aiutare questo mondo mio, per tutti quelli che stanno soffrendo come te. Il mondo che vorrei avrebbe mille cuori per battere di più, avrebbe mille amori. Il mondo che vorrei avrebbe mille mani, mille braccia per i bimbi del domani. Chiedono di più, salvali anche tu. Per chi crede nello stesso sole, qui non c'è razza e non c'è mai colore, perché il cuore di chi ha un altro Dio è uguale a mio. Per chi spera ancora in un sorriso, perché il suo domani l'ha deciso ed è convinto.